Come è stato possibile sviluppare dei vaccini così rapidamente? Sì, normalmente ci vogliono 10-12 anni per sviluppare un vaccino. Questa volta ci siamo veramente impegnati, ma non solo noi, tutto il mondo, tutte le ditte farmaceutiche si sono messe a studiare, hanno impegnato scienziati, hanno impegnato risorse notevoli e hanno utilizzato un sistema ehm, diverso rispetto eh, alle precedenti... Ehm, Diciamo meccanismi di autorizzazione all'immissione in commercio, ovvero normalmente bisognava rispettare le varie fasi della sperimentazione preclinica, poi la fase clinica 1, fase clinica 2, la fase clinica 3 eh, prima dell'immissione in commercio e questo durava anni. Invece in questo caso hanno potuto, eh, una volta fatta la fase preclinica, presentare subito i dati all'agenzia eh, che era responsabile per l'autorizzazione. Poi, fatta la fase 1, subito hanno presentato i dati in questo modo, hanno velocizzato il processo notevolmente. Inoltre, sono state impegnate risorse notevoli, economiche mh, e scienziati.